Siamo nella libreria Il Ponte sulla Dora e abbiamo qui con noi Margherita Oggero che presenta il suo ultimo romanzo qui in questa bella e piccola libreria. Allora, noi, come le ho detto, siamo del blog Prime 10 Pagine e amiamo raccontare un po' come gli scrittori affrontano le prime 10 pagine dei loro romanzi. È come se facessimo un po' una specie di dietro le quinte della scrittura di un romanzo, no? Cioè svelare dei piccoli segreti che magari gli scrittori hanno. Come sono state le prime 10 pagine di questo romanzo? La scrittura, l'attacco? Beh, l'attacco è partito subito su una dei due personaggi principali, quindi quasi sulla protagonista. Marta. Marta, è partito su Marta ed è partito al presente, mentre il libro poi zigzaga un po' tra il presente e il passato. E le prime 10 pagine sono in qualche modo dedicate a una sua emozione forte, che era stata da quando lei aveva 14-15 anni, insomma, quando era ragazzina, e per la prima volta il padre le aveva chiesto di fare un viaggio con lui. Il padre è un cardiochirurgo, doveva andare a un convegno e quindi le chiede di accompagnarlo. E lei, che si è sempre sentita poco amata, in realtà non è vero, però questa è la sua percezione, è molto felice perché si sente al centro dell'interesse del padre. E poi, vabbè, il libro prosegue con le storie dei fratelli, perché Marta ha due fratelli che sono gemelli, quindi sono in qualche modo coalizzati contro di lei, e che la amano molto perché lei è più giovane, più piccola, però la prendono anche in mezzo nei loro scherzi. Quindi c'è il presente e poi immediatamente il passaggio a 15 anni prima, insomma, o quasi 20 anni prima. Ecco, questo titolo, La finestra di fronte, è questo, come dire, guardare le persone in un cortile di notte, di sera, attraverso le luci. Cioè, a me è venuta in mente naturalmente la finestra sul cortile di Hitchcock, no? C'è un richiamo, non ci sarà un richiamo nel romanzo, però c'è questa sorta di voyeurismo delicato in questo caso, no? Poi non diventa neanche tanto delicato, perché a un certo punto il voyeurismo diventa più pervasivo, sia da parte di lei e poi da parte del lui quando si rincontreranno. Vorrei precisare che non è un voyeurismo legato in qualche modo all'eros o al sesso, è un voyeurismo legato alla curiosità per la persona diversa o per la persona nuova o per la persona che si suppone molto diversa da se stessi. C'è uno scrittore, il commissario Ricciardi, non so se, che osserva questa donna che ricama, no? Che la osserva anche lui attraverso le finestre di casa sua, no? In questo caso poi il commissario Ricciardi, secondo me, frustra un po' il lettore perché non porta mai da nessuna parte questa storia d'amore, no? Questa poi va avanti, ma in realtà poi la storia d'amore occupa le ultime 25 pagine, grosso modo, del libro, forse 30, perché tutte le altre non sono dedicate a questa storia d'amore, ma alla crescita di questi due protagonisti, che in realtà abitavano in due case con un cortile comune quando erano bambini proprio. Poi, per un caso del destino, ovvero sia perché la storia deve pure andare avanti, si ritrovano in una situazione analoga, passati 20 anni, insomma, no? Ovviamente non si riconoscono, eccetera. La finestra perché per me è un luogo che mi scatena fantasie in qualche modo, quindi finestra qui, finestra in altri libri, finestra sempre nella fiction televisiva, che difatti si svolge tra finestra e finestra, evidentemente è una mia Le fissazione. piacciono le finestre, ma è quello che si vede attraverso, o si intravede, va bene. Ecco, il protagonista Michele, fa il pilota del Frecciarossa, ma è andata a vedere un po' cosa vuol dire fare il pilota del Frecciarossa. Ho fatto qualche domanda, ovviamente, sono andato per capire i turni, per capire come erano organizzati i turni, chi li organizzava, c'è un macchinista solo, ce ne sono due, eccetera, eccetera. Sì, un minimo di informazione, quando si scrive qualcosa bisogna pur prenderla e possibilmente scrivere delle cose che abbiano un po' di
senso comune, trattandosi di un libro che non è fantastico, che non è fantasy eccetera, o fantascienza eccetera. Sì, che si colloca nella realtà. La realtà di adesso, insomma. Sì. Va bene, noi ringraziamo Margherita Oggero, un bocca al lupo per questo romanzo che poi io leggerò. Samuele Marabotto per Prime 10 pagine.